Benché avessi promesso di tenermi lontano da questi discorsi per un po', è giunta di recente la conferma di una notizia che merita di essere discussa, perché le sue conseguenze potrebbero cambiare il futuro di Pokémon. È infatti ufficiale dal lunedì 20 luglio che Game Freak si trasferirà dalla sua sede precedente al luogo dove risiedono gli uffici Nintendo, lavorando per giunta più a stretto contatto con questa software house. Ora premetto di non essere particolarmente esperto dei meccanismi che regolano The Pokémon Company, né tantomeno dell'ambiente videoludico in generale. Di fatto, come sapete, possiedo solo alcune nozioni basilari. Perciò mi limiterò a fare delle riflessioni generali e astratte sulla questione. La notizia dalla community è stata accolta in maniera positiva generalmente, in virtù di un ragionamento che è possibile definire analogico. Se Game Freak si è fisicamente avvicinata a Nintendo, allora da ciò ne consegue che anche la qualità dei titoli di Game Freak propenderà ad avvicinarsi a quella degli standard Nintendo. Perché è chiaro che al di là delle emozioni che possono suscitare, lo ripeterò fino allo sfinimento, a me è piaciuto e piace tuttora giocare a Pokémon Spada e Pokémon Scudo, resta il fatto che il comparto tecnico e il gameplay, in particolar modo quello single player, sono paurosamente indietro rispetto ad altri titoli Nintendo. E si potrebbe come al solito citare l'esempio di Zelda Breath of the Wild, ma il discorso non sarebbe diverso per quanto riguarda giochi come Animal Crossing o Fire Emblem Three Houses, vi cito quelli che ho giocato. Escludendo il comparto competitivo, Pokémon è vistosamente indietro nella transizione tra 2D e 3D, con i giochi sviluppati in quest'ultimo stile che non riescono, per vari motivi, a reggere il confronto con i tempi delle due dimensioni e degli sprite. Ora, il ragionamento analogico di cui abbiamo parlato poco fa, a mio avviso, ha senso e anche un risvolto pratico, concreto, però credo allo stesso tempo che ci siano alcune cose che andrebbero specificate. Molti, ad esempio, hanno accolto la notizia positivamente perché si aspettano alcuni cambiamenti da parte del gioco Pokémon che a mio avviso non hanno nulla a che vedere, se non in maniera molto relativa, con la vicinanza o meno di Nintendo al progetto. Ad esempio, c'è già chi auspica una trama più complessa, una difficoltà più elevata, un open world in stile Zelda Breath of the Wild e non come è stato proposto con le Terre Selvagge. E benché tutte queste siano assolutamente aspettative legittime, credo che allo stesso tempo non c'entrino nulla con la questione. Il punto è che la vicinanza di Nintendo non penso possa significativamente influire sulla direzione artistica dei giochi, né tantomeno sulla loro struttura. Insomma, Pokémon resta Pokémon e se ci saranno delle variazioni nella sua struttura o nelle sue meccaniche, ciò sarà indipendente dalla presenza di Nintendo, tant'è che abbiamo avuto le Terre Selvagge in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che per quanto fallimentari sono un cambio di direzione. E forse il punto non è tanto auspicare un cambio di direzione in particolare, ma auspicare un cambio di direzione che sia di qualità. Perché d'altronde lavorare a stretto contatto con uno staff sicuramente più numeroso e probabilmente più preparato non potrà non avere un'influenza sui giochi. Ammesso ovviamente che nel trasferirsi più vicino a Nintendo ci sia un'interferenza di Nintendo più marcata nei prossimi progetti. Anche perché credo che indipendentemente dal fatto che questo accentramento di Game Freak sia dovuto ad un desiderio di maggior controllo da parte di Nintendo su questa software house, ciò potrebbe essere anche semplicemente una conseguenza fisiologica dello spostamento. La riflessione che qui sto facendo è quasi di natura politica. Ad un accentramento del personale tendenzialmente corrisponde un suo maggior controllo. E se è vero, come ricorda Joe Merrick di Cerebi, che Nintendo ha sempre aiutato Game Freak, è anche vero che niente le vieta di farlo in maniera migliore e più efficiente. Chiaramente noi non possiamo dedurre con certezza il fatto che il prossimo titolo per Switch, sia esso una nuova generazione o un remake, avrà una partecipazione più sostanziosa di Nintendo nel progetto, ma già il fatto che Game Freak sia più vicina alla casa madre in un qualche modo potrebbe influire. E al di là di questo ci sono anche dei fattori oggettivi, secondo me. Pokémon Spada e Scudo, nonostante i pregi che secondo me hanno, restano un fallimento a livello mediatico, perché pur avendo venduto in quanto giochi Pokémon, non hanno convinto i fan di Pokémon. E non hanno convinto, oltre che per le varie questioni legate alla comunicazione che è stata fatta di questi titoli, per un problema principale, cioè la poca cura e la scheletricità dei giochi. E se lo sviluppo di titoli così scarni come quelli di ottava generazione non si è dimostrato esente da difetti, come si può pretendere, in ipotesi, che venga sviluppata bene Sinnoh o anche solo il mondo distorto in 3D? Insomma, come affrontare questo tipo di problematiche? È inutile girarci attorno, i remake di Diamante e Perla prima o poi usciranno, perché c'è una grande richiesta e grandi richieste significa grandi soldi. Ma il prodotto che ne verrà fuori poi non potrà
potrà deludere, perché a quel punto si rischierebbe davvero di allontanare una grande fetta di giocatori dal brand. E mi riferisco a quella fetta di giocatori della mia età, che tendenzialmente, chi più chi meno, hanno iniziato proprio con quei giochi e proprio con il DS. E allora il trasferimento di Game Freak potrebbe proprio significare questo. Potrebbe significare la necessità impellente di rispettare alcuni standard passati che un tempo Game Freak sapeva rispettare e che però allo stato attuale, per svariati motivi, magari che nemmeno conosciamo, sta subendo dei colpi importanti che con l'ottava generazione si sono dimostrati lapalissiani. E per chi potrebbe giustamente porre un'obiezione cinica, ma efficace, persuasiva a questa mia tesi, dicendo che di fatto solo i soldi contano e dunque le vendite, senza che sia necessario guardare alla qualità dei titoli, rispondo che in tutto ciò c'è anche chi ha una reputazione da difendere. Nintendo nella sua storia ha dimostrato più volte di tenerci alla qualità dei propri titoli, come dimostra il caso abbastanza recente di Metroid 4, ricominciato nel suo sviluppo da zero e affidato ad un altro studio in quanto non rispettava minimamente degli standard di eccellenza decantati. Ora, benché il discorso sia come al solito ammantato dalla retorica del per amore dei nostri fan, il messaggio più cinico che passa è abbastanza chiaro. Abbiamo una reputazione e non vogliamo macchiarla, soprattutto non vogliamo che voi pensiate che i nostri competitors sono meglio di noi. E certo, Nintendo non può sbarazzarsi di Game Freak con uno schiocco di dita, perché parliamo comunque di società che hanno a che fare con The Pokémon Company, che muove una quantità di soldi disumana. Ma allo stesso tempo può e deve muoversi per evitare che si ripeta un caso ottava generazione e che si ripeta che Nintendo pubblichi un titolo al di sotto dei propri standard di qualità. Insomma, se è plausibile che a The Pokémon Company interessi relativamente il gioco bello e che sostanzialmente sia più interessata ad incassare dalle vendite, credo che Nintendo possa avere un interesse nel produrre un titolo di qualità, non solo perché ha dimostrato di averlo, ma anche perché Pokémon resta un titolo di punta di Nintendo, forse il gioco con cui Nintendo è più conosciuta, e tutto l'accanimento mediatico su Pokémon Spada e Pokémon Scudo non credo faccia piacere. Ora, come dicevamo inizialmente, tutto ciò non credo che influirà sulle scelte artistiche del videogioco, semmai potrebbe portarle a compimento. Ad esempio, è chiaro che Pokémon Spada e Pokémon Scudo abbiano voluto puntare abbastanza sulla lore, ma è altrettanto evidente che questa sia rimasta in uno stato molto embrionale. A questo punto la maggior vicinanza di Nintendo a Game Freak, se supportata ovviamente da una maggior forza lavoro che la prima fornirebbe alla seconda, potrebbe sviluppare queste idee, traendo fuori Game Freak dal discorso mancanza di tempo che, come sappiamo, quando si parla di Pokémon è all'ordine del giorno. Un discorso che poi può essere tranquillamente tradotto in mancanza di personale e mancanza di risorse. Se davvero, come dichiarato, Masuda e Omori e tutta Game Freak non hanno davvero mai pensato di introdurre un diverso livello di difficoltà nei giochi Pokémon, riprogrammando interamente livelli e intelligenza della CPU, allora non penso che Nintendo possa fare qualcosa per cambiare, perché le idee non hanno bisogno della vicinanza per circolare ad oggi. Ed è probabile che se una cosa simile non è mai stata pensata, ciò sia perfettamente chiaro a Nintendo e Nintendo lo accetta. Ma se invece ciò fosse stato pensato e poi cestinato per mancanza di tempo e risorse, allora le cose cambiano. Perché è possibile che le idee ci siano, ma che a non esserci ci sia la forza di attuarle. E allora non è che Pokémon deve divenire un nuovo Zelda Breath of the Wild, non credo che risieda in questo l'essenza del riavvicinamento tra Nintendo e Game Freak. Credo piuttosto che l'obiettivo possa essere riportare Pokémon a quegli standard qualitativi che Nintendo decanta, con l'attuazione di scelte nella progettazione di un titolo che poi potranno piacerci o non piacerci a seconda delle nostre declinazioni personali della faccenda. Se si valuterà di non espandere ulteriormente il concept del mondo aperto in Pokémon, ciò non significherà di default una minor qualità rispetto a Zelda Breath of the Wild, perché sarà la capacità di Pokémon di intrattenere che farà la differenza, indipendentemente poi da come lo farà. Potrebbe non aumentare la difficoltà della trama principale, ma concentrarsi sull'esplorazione, scontentando alcuni. Oppure potrebbe non curarsi di quest'ultimo aspetto e dare più lustro ad una trama principale, scontentando altri. L'importante non è cosa sarà Pokémon, ma quanto riuscirà a divertire le persone e se saprà riappassionarle per tanto tempo come una volta. Non deve più accadere, insomma, che le ristrettezze di tempo minino la ricchezza di un titolo, si esprima essa in un modo o nell'altro. E questo è un problema che si risolve o diluendo i tempi di pubblicazione, ma dubito fortemente che The Pokémon Company possa accettare allo stato attuale un qualcosa del genere, oppure aumentando le risorse e dunque le persone che lavorano ad un progetto. In questo
quest'ultimo senso credo che entrerà in gioco Nintendo, se entrerà in gioco, nel consentire a Pokémon di non rispettare solo le scadenze di tempo, ma anche gli standard di qualità. Bene ragazzi, il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, se è così vi invito ovviamente a lasciare un like, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!